Sognare si può, buongiorno, poesia a merenda, eccoci qua. Siamo arrivati, siamo tornati con il nostro appuntamento del sabato pomeriggio con il nostro Carmelo Cossa. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Un saluto grandissimo a tutte le persone che già sono collegate con noi, sono tante tante. Voglio fare un saluto ad Antonio, anzi a Nino, Antonino. Ciao cognà, a Lucia Simoni, a dottoressa Stefania Rubatti, ma ciao, a Cesare Rasini, ma che bello, e anche Roberto Grappeia. Voglio salutare anche tanto, tantissimo, tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto, quindi la nostra Gabriella Rotiroti e tutti i nostri amici dell'Angolo, tutti gli artisti, tutti i nostri amici poeti, e soprattutto voglio mandare un grosso saluto ai nostri ascoltatori di Radio Moncalieri, che domani ci ascolteranno in replica www.radiomoncalieri.net, per chi volesse così buttare un orecchio ed ascoltare e curiosare. Possiamo cominciare quest'oggi. Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti e due, dice Cesare. Grazie, ma grazie. Poi sai, il Cesarone, voglio dire. Maestro, buongiorno. Senti, da dove cominciamo, Carmelo? Da dove vuoi? Allora, cominciamo. Abbassi solo un po' la cuffia, per favore. Abbasso così? Sì, perché. Abbasso così? Grazie, grazie. Ok. Scusate. Allora, da dove partiamo? Comincia, scegliamo una poesia, perché anche oggi proviamo a leggerne tante. Vediamo un po' se riusciamo di nuovo a leggerne un bel po'. Ciao Jonathan, grazie per essere con noi. Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie. Allora, cosa ci leggi? Cosa hai scelto? Da dove cominciamo? Comincio io. Comincia tu e si leggi. Si sono incollati i fogli. Si sono incollati i fogli, vabbè. Allora, cosa ci hai preparato? Dacci un titolo. La vita vive. La vita vive. Bene, cominciamo da qui. Mi vengono così, è così li scrivo. Prego. L'amore vero, quello che nasce nel cuore e cresce a dismisura senza una ragione, è un sommo sentimento, è pura poesia, è vita da vivere, è passione ed è follia. E ora che il tuo amore mi ha trovato, è qui, è nel mio petto che batte e che respira, è nell'anima che sogna, che ama, è volando tra scie di luce nel crepuscolo di un giorno che la sera porta via. Stanotte vorrei dormire con il cuore stretto al tuo, avvolgerti in un lembo di seta e portarti in riva al mare per amarti, al ritmo della risacca, nel canto delle onde, nel sussurro del mare, e quando i corpi urleranno lo stupore dell'amore, ascolteremo il sussulto dei cuori e ad ali uniti voleremo con lo stormo dei gabbiani che, alzandosi in volo, ci guideranno in quel luogo dove l'amore vero esiste, i cuori galoppano, la mente sogna, e la vita con l'amore vive. E la vita con l'amore vive. Qual è questo posto? Dimmi un po', qual è questo posto nel mondo dove l'amore vero esiste? Ma io spero che esista dappertutto, no? Ma io ci credo. Quindi. Che poi sia in riva al mare, che sia in montagna, che sia. Basta che sia. Basta che ci sia, basta che ci sia, certo. Ciao Vittorio. E Mimma dice: buona serata, Carmelo e Ivana. Grazie, amici, grazie meravigliosi, ci dice, bellissima poesia. Grazie, grazie. Eh beh, hai toccato un tasto, vabbè, intanto tu sei il poeta dell'amore, questo lo sappiamo, e tu dell'amore parli in ogni modo, no? Quindi è il tuo, voglio dire, l'argomento principale delle tue poesie. L'amore. Perché l'amore, secondo me, è vita, e la vita è amore, e allora. Assolutamente, però insomma è bello ogni tanto ricordarci di crederci all'amore, no? Perché guarda, Francesco ha fatto, mi scriveva un messaggio prima su Messenger, mi diceva, si riferiva a delle foto che ho nel profilo, no? Dice, erano altri tempi, un'altra generazione, e parlava un pochino di quelli che possono essere i miei genitori, insomma le persone più grandi che hanno comunque un grande senso del dovere, a volte, per carità, non dico che sempre sia amore, però comunque un pochino più di impegno, no? Nel tenere insieme le cose, e oggi noi forse da questo punto di vista siamo un pochino più
superficiali, un pochino più legati alla... Non vorrei usare una frase fatta, ma è una frase che condivido pienamente sempre, che una volta si usavano le cose e si amavano le persone. Oggi si amano le cose e si usano le persone. Sì, purtroppo... Mi dispiace dirlo, ma fortunatamente c'è ancora tante persone che amano le persone. Sì, però cose. Purtroppo alle volte capita adesso un po' più spesso che siamo più legati alle cose alle che cose non materiali sì, e non ai sì, sentimenti. Sì, è vero, veri. È vera questa cosa. E, però no, esatto, l'amore vero esiste, da qualche parte c'è, no? In questo posto nel mondo dobbiamo andare a cercare. Poi come dice spesso la nostra dottoressa, per esempio, bisogna partire sempre da noi, no? Perché probabilmente è dentro di noi che comincia tutto, e quindi se noi abbiamo un bel contenitore pieno d'amore, poi più facilmente riusciremo a trovarlo in giro e anche a dare in giro il nostro, no? E quindi Mimma, grazie per il tuo commento. Maria Emilia Costa, ciao, buon pomeriggio, ciao, come andiamo? Allora, leggiamo di corsa un'altra poesia, vediamo sì, quante riusciamo a ma condividerne. A proposito del tuo discorso sull'amore, oggi ce n'è. E ce n'è. Ne ho portate tre, che una parla più dell'altra di questi argomenti. Quindi... Benissimo, e allora, condividiamo questi nostri pensieri. E se una la leggessi tu? Perché no? Aspetta un attimo, perché tu all'inizio devi avere sempre un po' di pazienza. No, no. Dammela adesso, ormai l'abbiamo annunciata, di chiedermelo un po' dopo, quando ho finito tutte quelle cose che dobbiamo fare purtroppo con la radio, perché la regia sono io. E quindi, siccome sono da sola, dobbiamo per forza rimanere un pochino, perdonami, come dire, ma no, ci mancherebbe, per così poco. E allora, no? E allora, datemi ancora mezzo secondo che riprendo la diretta anche da qua per fare poi i saluti, perché altrimenti non vi vedo. E quindi ecco qua. Allora, ecco qua, è tutto piantato, non importa, adesso io lo leggo e poi sistemerò. Tre sillabe. Ho smesso di scrivere inutili messaggi e far domande che sono tutte da buttare o da annegare per non farle e forse per non sentirle più. Oggi porto con me solo il silenzio, un silenzio che parla senza parole, ma chi vuole capisce, mi guarda e tace. Tu hai sentito cosa ha detto il mio silenzio e dopo aver scritto ciò che il cuore non sa tacere, inseguo il sogno e sono certo che sia vero. Da oggi uso la voce del silenzio e canto. Vorrei lasciare una carezza sul tuo ventre, con i piedi sulla sabbia in riva al mare, con le mani in cerca dei tuoi seni e con le mie labbra preda delle tue, alimentare la passione e volare insieme. E poi, raggiunta l'aguglia del piacere, confessarci l'amore alla luce del sole. Io lo farei così e senza parole. Ci diremo ogni cosa col silenzio, a cui nessuno chiede niente, ma io l'ho fatto e mi ha raccontato una storia incredibile, una storia che fra i tuoi occhi e i miei, fra il mio cuore e il tuo, fra l'anima e un sospiro volando con passione, mi è detta una poesia che, mirando i tuoi occhi, scriverò ogni giorno. Non so se sarà vera poesia o resterà un sogno, ma le tre sillabe dei versi che oggi il cuore canta sono amore. Mamma mia, ma è bellissima, è meravigliosa. Grazie. Mi è venuta così. Grazie. Prego. Non devi dire mi è venuta così. Cioè, e tu questo fai, scrivi. E scrivi, per fortuna, cose molto, molto belle, molto profonde, no? E quindi è piacevole poterle condividere con i nostri ascoltatori. Ciao Pompeo, ciao Maurizio. E allora,
E sono tre sillabe importanti queste, no? La parola più bella che ci sia e sulla quale secondo me si poggia e si basa poi ogni... La vita che, di cui parlavamo prima, no? Esatto, assolutamente. E questo è sicuramente importante non dimenticarlo, e il nostro Carmelo ce lo ricorda continuamente, e così dobbiamo fare, no? Rimanere attaccate alle cose belle che la vita ci dà. E meno male, meno male. Benissimo, allora prendine ancora un'altra e leggiamola. Cerchiamo di leggere quanto più possibile, di condividere quanto più possibile oggi con i nostri ascoltatori, perché come dicevamo, insomma, è bello poter condividere proprio questa mezz'ora di leggerezza, come qualcuno ci ha detto, io l'ho apprezzato tanto questo commento, no? Mezz'ora di leggerezza, mezz'ora di poesia, mezz'ora di amore. Poi siamo tutti presi da un sacco di problemi, un sacco di pensieri, però insomma mezz'ora dedicata all'amore e alla poesia non ci può fare che bene, esatto. Vero o no? Esatto. Credo di sì. Bene. Prego. Mi sono ritrovato con la speranza a pezzi, con un sogno infranto e il caos nel cuore. Ma ora che respiro e sento il tuo profumo, ti chiederò ogni giorno come stai, ogni ora dove sei, e nell'attimo che resta ti abbraccio per amarti e volerti tanto bene. Non so cos'altro potrei regalarti, oltre all'amore che ho nel cuore, alla mia vita, all'anima che vola e alla verità di un sogno. Prima non c'ero, ma ora sono qui, e domani chissà dove sarò o dove io e te saremo, ma sono certo che stanotte ti avrò accanto, e prima che il desiderio di viverti divenga follia, ti chiederò di restare, di incrociare gli sguardi, gli abbracci, i corpi e viverci davvero. Credo che l'ora dell'amore sia vicina, l'odore della tua pelle mi accende, i tuoi occhi ardono e come te mi sento vivo. Ma tu ti alzi, sorridi, mi guardi e te ne vai. Mi sveglio affannato, ma il tuo profumo che impregna ancora le narici e la mia mente alimenta i sogni delle mie notti insonni, e chiedendomi perché non mi rimani accanto almeno nei sogni, mi alzo e scrivo. Portami con te quando finisce il sogno e te ne vai. Quando ti bacio, ti vivo in sogno e non ci sei. Ma quando ti abbraccio il cuore freme, tienimi stretto, fammi sentire che ci sei, confidami il tuo sogno e lo vivremo insieme. Amare l'amore e vivere, e io vivrò per te. Meravigliosa, un'altra dichiarazione d'amore. Voglio leggerti un commento che ha fatto Pompeo, e dice, a proposito delle tue tre sillabe di prima e delle, a questo punto direi, dell'amore che tu hai scritto in queste righe adesso, lui dice: aggiungerei altre tre sillabe, supremo, quindi amore, grazie, supremo, grazie. Direi che grazie Pompeo per questo pensiero, è vero, no? È vero. È importante insomma dare il giusto peso, e quindi la prossima l'intitolerò sei sillabe, perché no è molto, mi piace questa, no, è... Poi supremo, amore supremo, voglio dire, è tanta roba. Ragazzi, è pesante, quindi mi ha dato uno spunto, è uno spunto, esatto, che possiamo condividere con le prossime poesie, con i nostri ascoltatori. Vediamo che cosa tirerai fuori dal cilindro la prossima volta. Grazie per questo spunto che ci hai dato, e grazie anche per questa dichiarazione d'amore, no? Che tu, come tante altre volte fai, nella notte, perché tu scrivi nella notte, lo sappiamo che per te è un momento di grande creatività la notte, lo è per tante persone, forse perché nel silenzio della notte i pensieri fanno un pochino più di rumore, no? Sì. E quindi li si possiamo acchiappare con più facilità, perché nel correre del giorno il rumore dei pensieri si confonde col rumore, sì, esatto, no? Con tutto ciò che ci gira intorno, poi siamo sempre di corsa e dobbiamo fare, tregare, via, e la notte col suo silenzio ci permette un pochettino di ascoltare noi stessi i nostri pensieri, dentro, sì. Ciò che ci gira intorno, a volte non sono sempre pensieri belli, no? Quelli che ci girano intorno,
intorno la notte. Ma io ultimamente quelli brutti, quelli che non sono belli, cerco di scacciarli. Ma cerchiamo di farlo tutti, però voglio dire, ci sta anche che delle volte possano farsi sentire anche dei pensieri non sempre bellissimi, no? Fanno parte della vita, sì. Come più volte abbiamo detto, è anche normale dar spazio anche a quelli, però vengono fuori per fortuna anche quelli belli e magari qualche pensiero dedicato alle persone che magari amiamo, che siamo talmente di corsa durante la giornata che manco riusciamo magari a dedicare un minuto, no? Una parola, un pensiero appunto, e allora la notte vengono fuori, esatto, arrivano. E meno male che dedichiamo appunto un po' di pensieri alle persone a cui vogliamo bene. Che poi tra l'altro anche durante il giorno, se noi rallentassimo un po', ci capita di ricevere dei messaggi, no? Dei simboli, dei... vediamo delle cose che magari ci portano a pensare a qualcuno in particolare, una persona che magari non c'è più, una persona invece che magari c'è e che magari una certa situazione ce la fa tornare in mente, no? Solo che delle volte siamo talmente di corsa che non riusciamo a dedicarci più che un attimo. Che appaiono e scompaiono. Esatto, bravissimo, bravissimo. E quindi vabbè, la notte gli diamo un pochino più di tempo. Allora, leggiamo un'altra poesia ai nostri ascoltatori. Un'altra poesia, assolutamente sì. Allora, questa è una poesia, si può dire rimaneggiata, sì. Rimaneggiata, wow. A me ogni tanto, ultimamente mi capita spesso di leggere una poesia E rimaneggiarla. Ci mettiamo le mani su e vediamo, esatto, un po' di cambiare qualcosa, sì, per perché aggiornarla, no? Per così. Questa mi è venuta così. A volte capita, può capitare, perché no? E allora adesso noi la leggiamo. L'aurora. L'aria pizzante dell'aurora mi desta da una notte insonne. Le idee appannate cominciano a schiarirsi e lo sguardo va là, dove il cielo bacia il mare. Sull'arenile cammino e seguendo la sua voce sono arrivato lì, dove mi ha portato il cuore. Ora, seduto su uno scoglio, sono certo che ti voglio. Ti chiamo, ma tu non senti. Urlo, ma non ho più voce. A questo scoglio lo dico mentre guardo l'infinito. Ti voglio, mia dolce aurora, che sei tutto, sei vita e sei amore. Ma ti prego, dimmi, dove sei? Ti cerco, ma lo sguardo va ancora là, dove cielo e mare, illuminati dal sole, fanno l'amore. Mi emoziono e con lo sguardo al cielo tremo. L'aurora è svanita, è già mattina e non so dove sei, ma so che esisti e ti cerco ancora. E così mi alzo, ti cerco e mi incammino ammirando l'orizzonte senza fine. È il giorno che ci troveremo, ci abbracceremo nell'aurora dove cielo e mare, illuminati dal sole, faranno l'amore insieme a noi. L'aurora è una meraviglia di colori, no? Un tripudio di colori e che possono fare sicuramente da sfondo a un momento romantico molto intenso. Credo di sì. No? Un bel quadro. Sì, dove il cielo bacia il mare bacia il cielo. Esatto, esatto. Poi devo dire che tutto ciò che riguarda il mare mi trova particolarmente vicina. Io lo amo in maniera esagerata perché penso che il mare sia il luogo o rappresenti la cosa che più dà l'idea di chi non molla, sì, perché non si ferma mai, no? Continua a fare questo suo movimento costante, più forte, meno forte, perché poi voglio dire, no, ci sono, il mare non è mai completamente piatto o arrabbiato in tempesta, lui è sempre in movimento, quindi o arrabbiato o pensieroso o quasi piatto, però comunque si muove, lui si muove sempre, quindi grazie anche per averlo incorniciato, no, ma io, in un'aurora. Sì, io ho voluto scrivere questo perché tante volte guardando il mare, guardando l'orizzonte, ho pensato tante volte che sempre che il cielo e il mare
facciano l'amore laggiù dove comunque si tocca, dove non si distingue più dove finisce il mare, dove comincia, dove il, comincia cielo. Il cielo. Sì, 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 quindi... è meravigliosa come effettivamente. Esatto. Come possiamo comunque far godere il nostro occhio, no? Sì, perché sì. Tante volte tutti, secondo me, ci abbiamo pensato delle volte in riva al mare, no? Quando ti guardi cielo e mare, poi col tramonto magari si esaltano determinati colori, ma comunque anche senza tramonto tu guardi l'orizzonte e non trovi la fine. No. Una fine è un inizio definito. E hai ragione, è proprio lì che le due cose si mescolano completamente. E non si capisce più. È vero, è vero. Oh, quante belle cose. Allora, aspetta un po' che cerchiamo di leggere alcuni di questi commenti. Spero di non perdermi nessuno. Angelina dice: buongiorno a voi. Grazie, Angelina. Lina ci augura il suo buon pomeriggio. Sono in ritardo, no, non ti preoccupare. Grazie per essere con noi. Sergio ci manda un saluto. Mimma dice: è come per esempio... come si fa a non voler bene a voi? Ah, grazie. Anche questo è amore. Ma grazie, grazie, grazie Mimma. Grazie, grazie. Sei fantastica. Filippo Toscano ci dice: buon pomeriggio a tutti di cuore. Ciao Ivana, un caro abbraccio anche a te, Carmelo. Grazie per questi tuoi versi, queste poesie che fanno sognare, perché sognare si deve, poiché non è peccato. Grazie, grazie, grazie. Grazie. È un quadro di poesia, ti dice Maria Emilia. È vero. Grazie. Elena Ceruti, ciao. La nostra Stefania ci dice: bisognerebbe fare la stessa cosa con la mente, rimaneggiarla, ogni tanto aggiornarla, una nuova alba, un nuovo movimento. Grazie, grazie, è bellissimo, grazie. Anche questo, sì, pensiero, sì, rivolto alla mente, è vero? Grazie, grazie. Avremo, sì, bisogno, è verissimo, anche di poter mescolare un po' questi nostri pensieri, no? Aggiornarci, è vero. Grazie Stefania, grazie, per grazie. Questo input che è veramente molto, molto bello. Proverò. Proviamo. Ma non so se riuscirò. Ma dobbiamo provare, non dobbiamo mai, come dire, mettere in dubbio il fatto che ci possiamo provare. No, no. Ci riusciremo più o meno, vedremo. Dai, strada facendo lo scopriremo. Scusa Baglioni, ho usato le tue... le tue parole. Senti, abbiamo ancora qualche minuto. Io approfitterei per leggere ancora una poesia. Posso pescare da qua? Pesca, pesca, dai, approfittiamo. Non lo so cosa pesco, però. Approfittiamo per regalare ancora almeno una poesia. Oggi ci siamo regalati un bel po' di emozioni. E allora continuiamo sullo stesso tema. Continuiamo, via. Va bene, va bene. Che cosa ci tiri fuori da questo tuo cilindro? Non saprà mai spiegare, l'abbiamo già letta, ma perché quelle che sono qua dentro l'abbiamo già letta. E rileggiamola. Puoi rileggerla tu? No. Ma perché no? Volentieri. Vediamo un pochino, era bellissima questa, ve lo dico, me lo ricordo. Non saprà mai spiegare. Oggi compro un sogno e stanotte, quando l'amore si sveglia e si dispera, glielo regalo col cuore. E la farò felice. Lei mi guarda, io la abbraccio, la bacio e sussurrandole: io e te ce la faremo, ci regaliamo l'immenso. L'intimità diviene messaggio d'amore che nutre i sogni e guarisce i cuori. Ti ho baciata milioni di volte in sogno, ma ora vorrei baciarti le labbra, e mentre l'ansia della notte sfuma, il cuore che batte nel mio petto sogna. Sogna un mondo che vorrei regalargli, ma quel mondo sei tu e non so che fare. Ma l'amor del cuore si desta al nuovo giorno e il sol si leva a illuminare cielo e mare, e con la neve che brilla in alto sulle cime chiedo aiuto al vento che lieve issa la mia vela, e con il cuore a mille salpo. Navigo in cerca del sogno che tu sei, per regalarlo al cuore che ti ama, alle labbra che assaporano le tue e al corpo che smania e vive per amarti. Approdo sull'isola che sei, ti stringo nelle braccia e dico: è a te che voglio regalare un sogno, il sogno d'amore e di felicità, che davanti a un'alba fiorisca e ci ubriachi di bellezza, d'amore e di tutto ciò che un cuore non saprà mai spiegare.
è fantastica, no? È fantastica. Mi chiedo sempre come fai a trovare le parole giuste da mettere una in fila all'altra, per rendere proprio quel senso del, così, del, dell'affetto, perché si percepisce proprio, no? Questo, questo amore nei confronti della vita, di una donna, di un, del proprio compagno, insomma, di un figlio, di ciò che noi vogliamo, però proprio straborda. Voglio regalare un sogno, secondo me è una delle più belle frasi che si possano dire a una persona. Sì, io guarda, alla tua domanda posso rispondere col titolo che ho dato alla poesia. Non saprò mai spiegare. Neanche io lo so spiegare come, dove prendo queste parole e come faccio a metterle in fila, ma però se grazie per a Dio vengono e, accade, e meno male, meno male, perché noi possiamo approfittare di questa mezz'ora, ma non solo, perché volendo sappiate che Carmelo scrive continuamente, scrive e con noi condivide, ma c'è un libro, per esempio l'ultimo l'ultima raccolta Crinali di esistenza, che raccoglie tantissime sue poesie, ce ne sono anche altre, ce n'è anche un altro un pochino più datato. Datato, e quindi voglio dire ce n'è da leggere finché si vuole, quindi anche se eventualmente avete voglia di scoprire che cos'altro Carmelo ha scritto o che cos'altro, come è cambiata magari la sua visione, sì, della vita, dello scrivere, no? Perché poi ognuno di noi cambia, noi per fortuna non siamo statici, siamo un po' come il mare, chi più chi meno segue un tantino il movimento, l'evoluzione anche della nostra mente oltre che del nostro cuore, no? Lo facciamo un pochino, come dire, senza pensarci, dovremmo farlo un po' di più, però per fortuna ci muoviamo, ci evolviamo, e quindi se volete curiosare, perché no, potete andare a vedere, oltre ai romanzi di Carmelo, anche le altre poesie, che tra l'altro, vabbè, lui sulla sua pagina, lo sappiamo, le condivide ogni tanto, sì, no? Ce ne sono, quindi ce ne sono tante. Possiamo leggerle con grandissimo piacere. Angelina Di Lorenzo, ciao, buongiorno a te, bravo Carmelo. Grazie. Grazie. Lina dice wow, fantastica poesia. Noi purtroppo abbiamo praticamente terminato il nostro tempo, come sempre vola veramente, è qualcosa di incredibile. Quando parliamo di poesia, quando questa mezz'ora veramente se ne va alla velocità della luce, anche, sì. Anche grazie, devo dire, alle persone che ci ascoltano, no? Che condividono con noi questi momenti, queste tue parole, questi tuoi versi, che così nell'etere speriamo portino un po' di amore a tutti quanti. Sì, questa condivisione, le persone che ci seguono, almeno ci rendono, parlo per me, mi rendono veramente felice, ma credo che sì, altrettanto per te. Perché assolutamente, è una bellissima soddisfazione, è un piacere più che tutto, devo dire la verità. Vorrei approfittarne, se posso, per ringraziare tutte le persone che hanno seguito questa diretta è la diretta scorsa, che oggi ha superato le 1000 visualizzazioni. Ebbene sì. Voglio sì. dirle grazie pubblicamente perché lo meritano tutti. Sì, grazie, grazie di cuore, e noi siamo felici di poter condividere un pizzico di poesia con tante belle persone. E su questo noi dobbiamo salutarci, mi raccomando, chi avesse piacere può riascoltare la puntata qui, lo può fare su Sognare Si Può, su Spreaker, su Spotify, e può farlo domani su www.radiomoncalieri.net. E grazie a tutti voi, grazie a Gianni Ricci, grazie a tutti, con grazie tutto a tutti. Il cuore. Buon pomeriggio, buona poesia. Assolutamente sì, e mi raccomando, tornate a trovarci, perché sognare si può. E non è peccato. Ciao. Ciao.